Allora, valutazione delle distanze. Allora, sistemi non parametrici, cosa vuol dire? Che non utilizzo qualcosa per capire la distanza, utilizzo il colpo d'occhio. Allora, intanto, da quello che sta scritto qua, sì, sono soggetti ad errori, sono unici per il 3D, ma sono insostituibili. Cioè, questo le dovete, adesso vedremo come, con che metodo imparare a utilizzare dei sistemi non parametrici. Prima di tutto bisogna imparare a valutare la distanza senza parametri. Prima di tutto. È troppo importante saper valutare la distanza. E credetemi, fino a 30 metri è una banalità. Intanto il colpo d'occhio. Nell'Hunter e Fielder, come mi raccontano gli svedesi come fanno? Hanno il colpo d'occhio sulla grandezza del giallo. Loro colpo d'occhio, guardando il giallo, senza metterci tanto tempo, guardano il giallo e capiscono a che distanza ce l'hanno. Perché si sono allenati facendolo. Io quando tiro a 40 metri, metto una visuale abbastanza nuova, se no è ancora più piccola. Prima di tirare faccio attenzione quanto è grande quel bersaglio. E questo dà informazioni per il mio cervello che mi serviranno poi durante la gara. Se voi vedete una persona, voi conoscete l'essere umano che è alto più o meno 1,70-1,80, lo vedete a una certa distanza, ma ve la immaginate immediatamente quella distanza, perché dalla grandezza della persona sapete immediatamente a che distanza è. La stessa cosa deve funziona nell'Hunter e Fielder, funziona un po' meno nel 3D, perché nel 3D cambiano talmente sovente le sagome degli animali che immaginarsene se non qualcuna, e poi bisogna averle sempre sott'occhio. Io ad esempio vi assicuro, nella mia vita non mi sono mai allenato una volta, una singola volta sulle sagome degli animali, mai. Non ho mai fatto allenamento sulle sagome degli animali, mai. Eppure. Quindi, dividere la distanza a metà. Sì, è interessante questo metodo, però potrebbe raddoppiare gli errori. Quindi dovete fare attenzione a dividere la giusta. La tecnica del gufo me la tengo per ultima. La sai, Mince, la tecnica del gufo? Sì. Vabbè, sono due stupidaggini, anche se non te le dica la stessa cosa. Ma se non sono gli accendi del gufo. La tecnica dell'ascolto è ininfluente, perché dovete sentire quanto ci mette la fretta. Certo, se siete dietro il tetto dite vabbè, non è a 10 metri e non è a 50 metri. Perché è troppo. La tecnica del gufo una volta veniva utilizzata, però bisogna capire bene a che distanza è il gufo, cioè a che distanza è la cosa che voglio utilizzare. Poi sposto la testa e vedo quell'albero a una certa distanza, che ho capito qual è, di quanto si sposta la sagoma, e così capisco quanta differenza c'è tra. Sembra complicato, ma non è complicato. Spostando la testa vedo di quanto si sposta la sagoma rispetto alla pianta di cui sono distante. Sì, io sono. Allora, mi sento di consigliare come tecnica nel 3D i 5 e i 10 metri. Allora, se io e ce la posso fare ad avere colpo d'occhio sui 5 metri. Se a colpo d'occhio i 5 metri avrò anche i 10 metri, ok?
una volta che ho dimestichezza straordinaria con i 5 e i 10 metri, faccio in fretta ad avere i 15 e i 20. Dopodiché è solo pratica dividere a metà i 20 metri dai 30 e capire dove sono i 25. E da lì capire se un po' di più o un po' di meno. Sembra una cosa difficilissima, ma vi assicuro che alla fine non lo è. Vi aiuta anche se conoscete la sagoma dell'animale, dalla grandezza che avete, dal terreno. Ci sono tanti fattori che influiscono, che vi aiutano a limitare i danni, tenendo conto che anche sbagliando di un metro e mezzo normalmente si rimane nello spot, anche con 35-36 libri, se si è tirato bene. Tenete presente che nel 3D le distanze sono in metri, quelle depositate, il metro depositato a Parigi, non un metro mio, un metro tuo, un metro di quell'altro. Il metro è quello di Parigi. Quindi non voglio sentire in gara io ho tirato i 26 metri dei miei e te hai tirato i 24 metri dei tuoi e tutti e due abbiamo fatto centro. Uno dei due ha fatto due errori che si sono eliminati. No, perché sento dire così. Non erano i miei metri. No, i metri sono belli. Tenete presente che ho scommesso e ho vinto. Ho fatto una gara amichevole nella quale tutte le distanze erano scritte sul picchetto e tutti hanno fatto meno punti del normale. Meno punti! Questo lo dice lunga sull'interpretare la distanza. Prima di tutto bisogna saper tirare bene. Lo dice Lindo, no? Lindo sono a 18 metri, ma io non ho visto, perché sulla distanza non c'ho vento, i piedi piano, fare 600, fare tutti o tutti gialli. Io non ho mai visto nessuno fare tutte le frecce nel giallo. Nessuno, eppure giallo è quello grosso. A 18 metri vuoi che non faccia tutti super, se sono a distanza? Su un animale di gruppo 2? Quello è. Eppure non è così. E sono al coperto, al caldo, tranquillo, non ho detto. In piano, esatto, anzi, le frecce sono dappertutto. Quindi non è lì che conta, conta tirare, saper tirare. La distanza aiuta solamente se ho tirato male, allora ho sbagliato anche la distanza, le cose si mettono in pari. Qualcosa da chiedere sulla stima della distanza ad occhio? No. Sì, non ho capito che non mi ha detto. Vabbè, lasciala stare. Vabbè. Il 3D è... Perché ha avuto tanto successo il 3D? Il 3D ha avuto tanto successo perché, pur avendo una rosata molto larga, se azzecco il tiro e la distanza non sicuro e quindi posso emergere. Comunque è un tiro che anche con basse risorse tecniche posso, se sono in giornata e le azzecco, specialmente quando si tira una freccia sola, perché effettivamente bisogna essere, avere un po' di l'effetto C in effetti al suo ora con due frecce un po' meno, però immaginatevi le finali che sono quattro frecce secche su quattro distanze, vi lascio immaginare. Allora, i sistemi parametrici, poi devono essere capiti, sono personalizzabili, possono essere molto precisi, bisogna avere una buona vista, non deve esserci vento, è preferibile una buona luminosità, ovvio, perché
se c'è buona luminosità, più profondità di campo, quindi posso vedere bene quella cosa che uso per parametrare e a fuoco anche il bersaglio. Allora, intanto parliamo di questo, che il primo passo è quello di riconoscere la visuale. Voi sapete che solo nell'hunter non si possono mettere, nel field si possono mettere due visuali da 60 fiammate, non ci sono problemi per quanto riguarda capire la visuale. Invece effettivamente nel field è molto più difficile, anche se sempre di meno sono le società che adottano questi sistemi, questi trabocchetti, perché tutti adoperano paglioni da 122, cioè da 130 cm. Quindi logicamente l'80 cm coprirà tutto il paglione e il 60 cm coprirà meno paglione, quindi ve ne accorgerete di sicuro. E questo è un grosso problema, perché ad esempio se voi parametrate il parametro sulla visuale da 60 a 30 metri uguale al parametro sulla visuale da 80 a 40 metri, quindi ci sono 10 metri che ballano e praticamente vedete la stessa identica visuale. Se non è in campo aperto o se è in un tunnel, nel bosco, leggermente in ombra, e non vi accorgete di sicuro della differenza fra 30 e 40 metri, e il parametro è identico. Quindi come fare? Beh, dobbiamo prendere in considerazione altri fattori da rapportarli. La cosa più semplice di tutte è, se possibile, vedere se qualcuno sta ritirando le frecce. Se qualcuno sta ritirando le frecce, immediatamente avrete la sensazione se la visuale è da 60 o 80, perché la visuale da 60 arriva al ginocchio di chi ritira le frecce e la visuale da 80 arriva all'anca. Quindi immediatamente avrete la capacità di distinguere le due visuali. Se invece arrivate là e non c'è nessuno e non capite e non riuscite a capire dal terreno la distanza, l'unica soluzione possibile è vedere, e se ovviamente il paglione, normalmente in Italia mettono un paglione da 80 cm che in proporzione è come quello da 130, quindi siete rovinati, ma all'estero è normale che le visuali vengano inserite in un paglione sintetico quadrato grande esattamente come la visuale, non lascia niente, si vede solo la visuale. Normalmente messa pure storta, cioè comunque appoggiata al terreno. E quella da 80 sarà grande come la visuale da 80 e quella da 60 sarà grande uguale. Quindi non ci sarà nulla. Quindi l'unica cosa, se non avete un telescopio da 50 ingrandimenti da riuscire a vedere la scritta 60 cm, perché sta scritto sulla visuale, da quant'è, se non l'hanno cancellata, ma con un binocolo da 10-12 ingrandimenti non riuscite a vederla. Però cosa riuscite a capire? Io ho trovato molto interessante capire, e riesco a farlo, la differenza di come sono state inchiodate le visuali al paglione. Se sono state inchiodate con i chiodi vi accorgete della differenza di grandezza in rapporto al giallo. Cioè il chiodo è molto più grosso in rapporto al giallo su un 80 che su un 60. Quindi col chiodo viene anche la scritta della targa che è della stessa dimensione. Anche la scritta della targa. Però la scritta della targa è più difficile, bisogna avere un buon binocolo. Infatti lo dico qua, la scritta della targa di quanto è grande in rapporto.
La valutazione parametrica di distanza è il metodo più preciso, tuttavia non può e non deve essere vincolato alla nostra percezione della distanza, come abbiamo detto prima. Tanto più saranno sviluppate le capacità dell'arciere, maggiore sarà la sua precisione nel determinare la distanza con metodo parametrico. Maggiore sarà la dimensione dell'oggetto da parametrare, minore sarà la distanza, più accurate verranno le vostre valutazioni. Se ci sono delle visuali inclinate, siccome non le possono inclinare di molto, normalmente le inclinano. Allora, prima di tutto è vietato dal regolamento inclinare le visuali, perché il regolamento prevede che il picchetto sia perpendicolare al bersaglio. Quindi non vorrei vedere visuali inclinate. Da me interpellati gli arbitri mi hanno detto: ma ho provato a battere il picchetto qua e non entrava. Allora l'ho spostato e non entrava, allora l'ho spostato e non entrava, allora l'ho spostato e entrava. Ecco perché è stato una qualcosa di eccezionale ed inevitabile avere la visuale. Trovate dei terreni che entra sto picchetto, fate un foro col trapano, ma mettete per piacere, ci sono i trapani per poter bucare il terreno, utilizzateli e i bersagli devono essere, il picchetto deve essere perpendicolare al bersaglio. Perché questo? Perché io devo tirare uguale a tutti gli altri di tutta Italia, e cioè io non posso tirare in un centro ovale ellittico a Torino e a Roma tirano su un centro circolare, non può essere. Siccome c'è una ranking, allora la ranking deve essere uguale in tutta Italia. Io devo tirare in un centro che deve essere un cerchio e non un'elisse. Grazie. Vabbè, qua tutte le cose che sono vietate, ovviamente tutte le cose che possono, che voi sapete, che non possono essere utilizzate, telemetri, auricolari, cuffie. Anche mi dispiace molto che siano vietate le macchine fotografiche, sia vietato fare fotografie sui capi di gara. Questo io non riesco ancora a capire ora da dove possa essere mai scaturito. E nessuno è mai riuscito a spiegarmi perché sia vietato utilizzare, fare fotografie. Se fai la fotografia con un... Non so, ma c'è la squalifica se fai la fotografia, c'è una cosa vergognosa. Ma non diciamo cavolate, è talmente... No, è talmente enorme la variabile che... Cioè faccio veramente a occhio. Anche Minuzzo riesce a occhio. Con la tecnica, la tecnica. No, non esiste. In ogni caso, le macchine fotografiche odierne non hanno nessuna possibilità. Ma perché non si compra? Perché basta! Che sia l'ultima volta che sento una cosa del genere. Sei squalificato per tre gare. Minimo. Nessuna parte dell'attrezzatura di un concorrente può essere aggiunta o modificata allo scopo di valutare le distanze o le pendenze, né alcuna parte di per sé regolamentare dell'attrezzatura può essere esplicitamente usata a tale scopo. Né alcuna parte di per sé regolamentare dell'attrezzatura può essere esplicitamente usata a tale scopo. Ok? Questa è la regola principale. È vietato qualsiasi promemoria scritta o sistema elettronico o meccanico che possono essere usati per calcolare le pendenze e gli stare eccetera eccetera. Gli appunti possiamo, gli archivi possono solo portare un block note per scrivermi i punteggi, questo nessuno me lo può vietare. Ah, si può? Certo, nessuno. Personali, punteggi personali, deve esserci scritto tutto. O qualsiasi parte dei regolamenti World Archery. Gli string, i mirini, non si può, solamente olimpici e compound possono portare. Gli archi nudi, tutto a memoria. Posso
Allora, una volta si poteva portare le foto delle sagome che si comprano in giro, perché in altre federazioni non lo possono fare. La World Archery ha definitivamente stabilito che non si possono avere le foto delle sagome degli animali, anche se stanno sul regolamento. Non si possono avere, appunto, perché la World Archery non ha ancora fatto un regolamento per le sagome 3D, quindi si avvale di un regolamento di un'altra federazione e quindi è vietato, appunto. Allora, come è possibile eludere, perché poi alla fine veramente non è che, allora non è che facciamo una cosa dal punto di vista teorico sportiva, anzi non è che sia proprio così sportiva, però da dove evidenziamo il fatto che come minimo non andiamo contro l'etica? Allora, intanto non andiamo contro l'etica sportiva perché? Perché World Archery ha messo a disposizione della documentazione su come si fanno queste cose, a disposizione di tutti gli arcieri. E questo ci permette di, con buona approssimazione, di dire non andiamo contro l'etica sportiva, in modo tale che io faccia le cose nel modo sportivo, e cioè nella mia normale sequenza di tiro, nella mia normale sequenza di tiro, io posso fare posso fare la stima della distanza che voglio fare. Ovviamente non deve essere fatto in modo esplicito. Cosa vuol dire in modo esplicito? Che se io parametro in questo modo, questo nessuno al mondo, dico nessuno al mondo, può dirci niente. Abbiamo fatto nel modo con la freccia incoccata. Con la freccia incoccata, ovviamente. Non ho messo la freccia, ammazzo questo. Me ne sono accorto anch'io, me l'ha fatta una cazzata. È logico che se io invece faccio così. Così no, la faccio. Faccio così, no, pure si vede, qualcuno lo fa, specialmente col compound. E è stato detto agli arcieri che non andava. No, ma difatti non si può fare. Questo è un modo assolutamente esplicito di farlo. Quindi all'interno della mia normale sequenza di tiro io posso dire che se utilizzo la mia attrezzatura non modificata per effettuare una stima della distanza, posso stare tranquillamente in quei margini consentiti anche dall'etica sportiva, e quindi non mi sento un ladro disgraziato, perché in ogni caso è una pratica di destrezza alla portata di tutti, che non è solo la mia portata, ed è scritta dalla World Archery come fattibile all'interno della mia sequenza di tiro, se non è fatta esplicitamente, se non fatta con attrezzatura modificata, in modo tale che io possa stimare la distanza. Lo stimo all'interno della mia sequenza di tiro con la mia attrezzatura. Gli archi olimpici la fanno peggio, quindi andiamoci piano con gli archi, che secondo me come fanno? Qual è il metodo migliore? Il metodo migliore è quello di rafforzare il bottone, cioè la visuale sul bottone, tutta la visuale sul bottone, ok? Quindi vediamo tutta quella visuale sul bottone, mi dirà a che distanza, queste sono ovviamente sono più distanti, certo, ma andiamoci per gradi.
arriviamoci per gara, ci arriviamo per gara. Quindi qua sarò più vicino, qua sarò un po' più distante, qua sarò molto distante, perché la distanza. Però se io mi sono segnato i metri con cui ho guardato e ripeto tutte queste tre cose, so a che metri, tutte le volte che io guarderò, so a che metri sono. Ovviamente se le visuali sono nuove, perché vi ricordo che se le visuali del campo dopo 4-5 giorni sono diminuite anche di 3 cm. Quindi i parametri si fanno sulle visuali nuove. E sperando che alla gara non l'abbiano messa la sera prima, perché se l'hanno messa la sera prima ci sono ristrette di sicuro. Tenete conto di questo fattore. Allora, intanto, molti dicono, porca miseria, parametrare è difficile perché mi devo tenere a mente mille distanze. Ci sono distanze dei pidocchi, ci sono distanze degli occhiali, ci sono le distanze del 60, ci sono le distanze degli 80. Sono almeno 4 per tipo, sono 4, 8, 12, almeno 16 punti di bottone. Non è così, perché io devo sapere 4 punti e basta, 4. 4 e basta. Perché sulla visuale dei pidocchi da 20 cm il parametro sarà uguale ai 10 metri dei 40 e ai 15 metri dei 60. E lo vediamo meglio qua. Qua faccio anche un secondo metodo. Un secondo metodo è quello che invece implica una modifica dell'attrezzatura che io non consiglio a nessuno, che però vedo fare molto in giro. In giro vedo moltissimi bottoni che sono stati torniti. C'è stato fatto. Se voi fate attenzione nel tiro di campagna, vedrete che molti arcieri hanno un bottone con una tornitura. Questa tornitura è stata fatta ad arte. Servirà per proiettare il bottone questa volta sulla visuale, non viceversa, che è un metodo a mio parere meno preciso. Però vedete che abbiamo proiettato il bottone sul centro, quindi qua sarà una certa distanza, un'altra ancora, un'altra, sempre più distante. Questo ha un senso solamente per capire le distanze lunghe. Sulle distanze corte non ha molto senso. Ad esempio, la visuale da 20 cm sui pidocchi avremo queste distanze. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vediamo che sulle visuali da 20 più o meno sono identiche. Sulle visuali da 60 vedete 10, 12, 14, 16, 18, 20 equivalgono, sono in proporzione con quelle dei piloti. C'è chi si trova meglio così, io assolutamente no. Nel 60 vediamo che le stesse cose vanno a 15, 18, 21, 24, 27, 30. Quindi quei 5, questi 6 parametri faccio le 6 distanze su tutte le visuali. Ma questa tornitura qua non dove si fa la misura precisa? Sarebbe meglio. Però qui non è precisa. No, non è precisa, che te ne frega, la fai precisa te sul campo. Sì. Che ti interessa sapere se è a 20 metri, se è a 21? O se è a 19? Per usare delle altre tacche, cioè sull'80 a 40 metri. Sì, sì, sulla 40 metri. Ma te hai poi solo delle differenze di metri, invece di avere 10, 20, 30, 40 hai 19, 39, ma io siccome lo faccio con l'altro metodo vi consiglio di utilizzare la visuale sul bottone anziché viceversa, è sicuramente più preciso. E io con l'andare del tempo, anche senza nessun attacco sul bottone, il mio bottone non ha nessun riferimento, se non ovviamente questa scanalatura. Io mi accorgo, adesso vediamo come, mi accorgo di quanto va a cadere l'avversario, di quanta distanza c'è da questo spigolo e questo, io mi accorgo della